diciamo, a quello che è il caso di Chico Forti. Il caso di Chico Forti noi abbiamo sempre cercato di risolverlo attraverso le vie che ci erano state concesse dalla giustizia americana, quindi per tanti anni abbiamo posto una serie di appelli citando in ognuno di questi tutte le evidenze che erano ascrabili della colpevolezza di Chico Forti, che sono state raccolte anche in un volume dalla dottoressa Buzzone, dove che le accuse che sono state mosse al processo sono state smontate una per una e si è dimostrato che erano manipolate o comunque inventate, perché a carico di Chico Forti non c'era nessuna prova evidente che lui fosse colpevole di questo delitto che gli è stato ascritto. Adesso, dopo vari tentativi che sono durati ormai, ricordo qui, 15 anni, per tentare di rivedere il suo processo, forse siamo oggi a una svolta. Anche perché il problema più grosso che ci è capitato di affrontare sono stati i legali americani, che tutto sommato, sia il primo studio che il secondo studio che il terzo studio, hanno fatto di tutto e di più, ma non hanno difeso Chico Forti come andava fatto, comunque come avrebbe meritato l'attenzione che una condanna così terribile meritava. Adesso, anche grazie all'interessamento dell'onorevole Mario Ottobre, c'è stato anche un passo importante di Giulio Terzi nel momento stesso che è venuto a conoscere questa vicenda. Anche Emma Bonino si era espressa in una maniera molto forte a sostegno della sua causa, però diplomaticamente bisognava passare sempre attraverso uno studio legale americano, perché bisognava riproporre una petizione per la revisione del processo basandosi su delle evidenze che abbiamo trovato, e comunque quella è la strada che dobbiamo seguire. È chiaro che se fino adesso le petizioni che abbiamo posto per la revisione del processo sono state rifiutate senza nessuna motivazione, nessuna diciamo discussione, ora se a fianco del nuovo studio legale che pensiamo di avere finalmente all'altezza di questa di questo patrocinio che abbiamo affidato e affiancato dalla diplomazia, quantomeno anche dal governo, anche rappresentato dai gruppi consigliari che hanno firmato la precedente mozione che ha stilato, diciamo, l'onorevole Ottobre, speriamo che questa volta riusciamo perlomeno a riportare in aula questa causa.